Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi un video di news riepilogative di quello che è stata la settimana, con tantissime news su tante serie differenti che ci appassionano, quindi su Dragon Ball, su One Piece, su Sailor Moon, sul videogioco di Ken il Guerriero. Tante piccole e grandi novità, quindi partiamo subito con quella che è probabilmente la più appassionante per il fandom italiano. Infatti parliamo del manga più seguito di sempre, ovvero One Piece, che quest'anno compie 20 anni dalla sua prima pubblicazione in Giappone. Star Comics, la casa editrice che lo pubblica in Italia, compie 30 anni e queste due cose si uniscono in Lucca Comics 2017 con gli eventi a tema One Piece che avremo. Il primo evento sarà la ristampa del mitico numero 1 di One Piece in due colorazioni, una gold e una silver. Saranno entrambi di dimensione 11,5x17,5, il formato quindi sarà uguale. Come abbiamo detto, una avrà la copertina gold e l'altra la copertina silver. Entrambe avranno un mini poster all'interno. Il prezzo è per entrambi di 5,90€. La differenza è che la gold si troverà esclusivamente allo stand Star Comics di Lucca Comics 2017, mentre la silver si troverà poi in tutte le fumetterie. Saranno ovviamente edizioni speciali con le finiture metalliche, sia gold che silver, come ho già detto, un mini poster all'interno, un messaggio del maestro Eiichiro Oda e queste due illustrazioni inedite fatte appunto per l'occasione da Eiichiro Oda. Come dicevo, la Silver sarà dedicata solo ed esclusivamente alle fumetterie, quindi non la troverete neanche negli store online tipo Amazon, ma bensì solamente negli store online delle fumetterie. E la Gold invece sarà riservata a Lucca Comics 2017. Qualora ovviamente rimanessero delle copie invendute allo stand Star Comics, questa poi le metterà in vendita sul proprio sito web. Sempre a tema One Piece, sempre a Lucca Comics 2017, sarà presente vicino allo stand Star Comics un photo booth, quindi un mini stand per scattarsi delle foto, in cui potete scattarvi appunto una foto simpatica a tema One Piece per avere la possibilità di vincere uno dei 4 set di dobloni che vi faccio vedere. Le regole sono molto semplici, come dicevo basta scattarsi una foto in questo stand vicino allo stand Star Comics, postarla su Instagram con l'hashtag OP20thStar e partecipare al sorteggio dei dobloni. Maggiori news verranno poi svelate sul sito Star Comics prossimamente. E l'ultima cosa a tema One Piece sarà una cosa molto molto bella, una cosa abbastanza inedita, infatti perderanno un pezzettino di Giappone e lo porteranno qui in Italia. Infatti a Lucca ci sarà un assaggio della One Piece Exhibition, una mostra che si è tenuta a Tokyo nel 2015, con la riproduzione di un disegno originale del maestro Eiichiro Oda e di un documentario che ne racconta il making of. Poi sempre per quanto riguarda Star Comics a Lucca Comics, è stato annunciato il secondo autore che parteciperà a questa sorta di giveaway con gli Shikishi, e se non sapete cosa sono andate subito a vedere il mio video delle news di settimana scorsa. E sarà l'autrice Naoshi Arakawa di Bugie d'Aprile, un manga che mi sta piacendo, qui vabbè c'è troppa luce, non si vede bene probabilmente. Mi sta piacendo, sono arrivato al quinto o sesto volume e non è sicuramente un capolavoro, non lo ritengo affatto un capolavoro tipo Our Little Sister, però è un manga godibile che si sta facendo leggere, quindi sono comunque contento che ci sia Naoshi Arakawa, anche se aspetto ovviamente altri nomi. Per ora abbiamo avuto lei e l'autrice di Children of the Whales. Posocco disse che comunque ci sarebbero stati dei grandi nomi, quindi mi aspetto anche autoroni. Quello che vorrei io, anche che mi piacerebbe molto, è l'autore di Fire Punch. Per quello sicuramente tenterei qualcosa in più, anche se non si sa ancora il regolamento. Poi due aggiornamenti dal mondo Funko Pop, come sapete a me piacciono molto, quindi ci tengo anche a informarvi su quelle che sono le nuove uscite. Usciranno due nuovi set, ovvero una New Wave di Sailor Moon con tanti personaggi molto molto carini, tra cui Shibiusa che è uno dei miei personaggi preferiti, Sailor Saturn, Sailor Pluto, Sailor Uranus che sono dei personaggi molto molto amati dai fan della saga e comunque tutti i personaggi che vedete in foto come vi faccio vedere in sovraimpressione. Questo set di Sailor Moon, questa New Wave, nuova ondata di Sailor Moon, uscirà per novembre e dicembre di quest'anno. E sempre questo inverno usciranno anche dei nuovi Funko Pop a tema Dragon Ball, però questa volta a tema Dragon Ball Super. Quindi ci sono anche dei personaggi che io non conosco, scusate l'ignoranza, ma la maggior parte di questi non li conosco, però vediamo Trunks, vediamo Goku nelle loro versioni appunto da Dragon Ball Super. Quindi sicuramente per i grandi fan di Dragon Ball e per chi ama in particolare la saga di Dragon Ball Super, questi sono anche adatti e usciranno quest'inverno. Vi dicevo anche del videogioco di Ken il Guerriero, ci sono stati già precedentemente dei giochi, se non sbaglio per PS3 e Xbox 360, dedicati al mondo di Ken il Guerriero.
Ma nessuno aveva in realtà mai tanto preso il cuore dei fan, degli appassionati della serie, perché si trattava comunque di giochi abbastanza piatti, monotoni. Questa volta le cose sembra che vadano diversamente, e secondo me questo sarà un gioco amato oppure odiato dai fan della saga. Non si tratta infatti di un classico picchiaduro, ma di un gioco sviluppato dal team Yakuza, famoso per il gioco che porta appunto lo stesso nome del team Yakuza, con i suoi vari seguiti, spin-off, Kiwami, Zero e quant'altro. Un gioco che in Occidente ha sempre fatto un po' di fatica a decollare, probabilmente dovuto anche al fatto che comunque non è localizzato. Il parlato è in giapponese, da quello che so i sottotitoli sono in inglese. Dico da quello che so perché io devo ancora giocare a questi giochi, nonostante sia molto curioso. Aspetto sempre che carino molto di prezzo in realtà. Il fatto di essere curato da questo team sicuramente porterà molta originalità al gioco. Infatti vediamo anche più elementi esplorativi. Vediamo Ken che va al giro, che fa diverse attività anche slegate da quello che è il manga originale, dando un'impostazione più open world al gioco, gioco che è ambientato in una cittadina chiamata Eden, quindi slegandosi completamente dalla trama originale. E secondo me questo non può che essere un bene, anche perché è inutile ripetersi, ma è meglio prendere un brand come quello di Hokuto no Ken e renderlo qualcosa di unico per un videogioco che è unico di per sé. E quindi Ken dovrà andare a giro, dovrà cercare delle quest nascoste, immagino, dovrà cercare tanti piccoli tesori. E io sfido voi a trovare nel trailer, che vi lascio linkato qui sotto e spero di farvi vedere anche in sovraimpressione, comunque un piccolo tesoro, ma non tanto piccolo, che troverà Ken a un certo punto. Si tratta per lo più di una cosa per nostalgici e per vecchietti. Ci saranno ambientazioni più moderne, mai viste in Ken il Guerriero, sempre ambientato comunque nella durissima e pesissima atmosfera post-apocalittica. E gli scontri, pur essendo i classici scontri che vediamo un po' in tutti i videogiochi picchiaduro, a scorrimento ovviamente, sembrano molto molto originali. C'è una varietà di mosse che sembra impressionante, poi dovremo vedere ovviamente come sarà la giocabilità. Però a vederlo sembra davvero molto molto fatto bene. Come dicevo, seppur la storia sarà ambientata in questa cittadina di Eden, quindi una località completamente sconosciuta ai fan di Hokuto no Ken, avremo comunque il piacere di vedere tante tante comparse del mondo di Ken il Guerriero. Rei, Shin, spero ovviamente Raul. E quindi sicuramente di divertirci se siamo appassionati della saga. Tutto questo però solamente se il gioco sarà portato in Occidente. Sì, perché al momento esiste la concretissima possibilità che questo videogioco resti in Giappone. Era stato lanciato un sondaggio proprio dalla Sega per chiedere ai fan se volevano la localizzazione occidentale di questo gioco, ma purtroppo al momento io l'ho trovato chiuso. Quindi quello che possiamo fare sicuramente è parlarne, magari condividerlo il più possibile, il trailer e tutto quanto, anche questo video. E tutti gli altri dove si parla di questo videogioco. Perché sarei davvero curioso di giocarlo, in quanto gli altri giochi, i Fist of the North Star, hanno sempre fatto un po' cagare. E per finire altre due piccole notizie. Una è che Inio Asano, l'autore di Buonanotte Pumpure e tantissime altre opere anche dal gran successo in suolo italico, pubblicherà un nuovo capitolo di Solanin, una delle sue opere di maggior successo, dopo 11 anni dalla conclusione della stessa serie. Questo avverrà per una nuova edizione che uscirà in Giappone il 30 aprile della serie in due volumi, che dopo 11 anni conterrà appunto questo nuovo capitolo finale ambientato proprio nel 2017 e dove troviamo alcuni dei vecchi personaggi a cui ci eravamo affezionati. Solanin è un manga molto originale che, pur narrando della semplice tra virgolette vita di due giovani che cercano di stare insieme fra mille difficoltà, a un certo punto cambierà direzione spiazzandoci in pieno stile Inio Asano e diventando qualcosa di totalmente diverso e davvero molto molto apprezzabile. E poi infine volevo riportare alcuni consigli che Kentaro Miura, l'autore di Berserk, ha dato ai giovani mangaka in occasione di un evento il cui nome sarà molto, molto, molto difficile da pronunciare senza almeno leggerlo. All'evento Akusensha Sokujitsu Debut Manga Show, dove Kentaro Miura era appunto presente con la sua casa editrice, la Akusensha, Miura si è rivolto agli aspiranti giovani mangaka con queste parole: è importante che proiettiate le vostre relazioni personali all'interno del vostro lavoro.
Perché qualcosa che è realmente accaduto è forte, con un grande potere persuasivo. Miura ha aggiunto poi che molti otaku si ritengono insignificanti e che per questo rifugiano le loro vite in manga e anime, ed ha rivelato che alcuni caratteri, alcuni personaggi della squadra dei falchi, la famosissima squadra dei falchi della sua opera Berserk, sono basati proprio su sue esperienze personali, in particolare con alcuni amici che aveva al liceo. Miura ha suggerito ai ragazzi di delineare ancor prima del carattere l'aspetto fisico del proprio personaggio. Ha parlato di come delineare maggiormente i personaggi perché spicchino di più in confronto ad altri. Ha parlato della storia nei manga, di come quello che funziona in realtà viene riciclato più e più volte, così come accade anche in altre cose, tipo il wrestling, mi viene da pensare. O nelle serie TV, insomma, le buone idee si riciclano continuamente. E lui ha fatto l'esempio della storia tipo, che succede spesso negli shonen, di un ragazzo molto forte a cui viene chiesto di aiutare, di unirsi ad una squadra che è ormai praticamente allo sfascio, in modo che possa risollevarla. Ha aggiunto poi, i personaggi crescono e si sviluppano avendo a che fare con i traumi all'interno del loro gruppo. Miura sostiene che utilizzando questo concetto, chiamato dello stampo del riciclare le storie possono diventare più lungimiranti, in particolare per gli artisti alle prime armi. Infine, non si è fatta parola della ripresa di Berserk, che ricordiamo è ancora fermo, e questa non è una novità. Queste erano le news di questa settimana, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento, se il video vi è piaciuto condividetelo, lasciate un like e iscrivetevi, noi ci vediamo alla prossima e ciao!